supermercato non posso vedere i supermercati e che i dischi regale le robe e le ciccione e donne che le buttano i careti bej gionfi come loro che non sa più cosa mettere che cosa torre da mangiare da netar e da bere l'altro giorno avevo un altro centro e sono andato così a curiosar ho tolto il me careta anche a me ma ero lì come in granada messa la gente che veniva e che neva putelotti a caval di careti che batteva da tutti dai scaffali e le mamme non le si come come fosse nella sala di zoghi. Mi perdevo la strada ogni tanto, senza ociani non vedevo più i pesi e fra mille complicazioni, ho volato le quasi vuote, una barchetta sperduta nel mar di consumi che gionfa la panza. E si me la sono moccata. Ho trovato un botteghino un po' lontano e dopo che in trovato in 4-4 otto a proprio tutto quello che feva per me. Mi resta anche il tempo di pensare a me fiola, quando della stupidata chiesa me godeva nel coro. Ecco cari amici di Telegarda, ci siamo ritrovati ancora una volta per questa puntata sul dialetto. Con Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Voi mi vedete accanto ad un personaggio, ad una persona che abbiamo già avuto qui in studio qualche tempo fa. è Milena Zucchelli. Ben ritrovata Milena, grazie di grazie, aver grazie accettato di nuovo il nostro invito. Milena Zucchelli di Ceule, che non di Varone come ho detto l'altra volta. E di Riva. E di Riva, ecco. E ho detto che la sua presenza mi serviva appunto per allargare il mio discorso sul dialetto alla zona di Riva e avete visto nella puntata appunto con lei che ho avuto modo di farvi notare alcune differenze fra il dialetto archese e il dialetto rivano. Naturalmente della poesia che voi avete sentito adesso, cioè al Supermercato, che vi dico subito è tratta dal libro Arzent de Luna a pagina 37. Bene, di questa poesia ve ne parlerò dopo, vi parlerò dopo dei suoi aspetti formali che mi interessa sempre evidenziare, ma adesso mi preme già che abbiamo qua Milena, voglio che lei ci parli un po' anche delle sue partecipazioni a diversi concorsi poetici sì, di sì, poesia sì, dialettale, sì. sempre poesia dialettale. Sì, 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 sì. Ecco, eh, mi, mi preme, approfitto, di ricordare una bella intervista che negli anni 90, adesso non ricordo esattamente l'anno, eh, fece a Milena eh, il compianto Mario Azzella, il giornalista della Rai di Milano in pensione che aveva scelto di vivere ad Arco e che aveva prodotto per alcuni mesi il mensile La Busa, la Busa che poi è stata ripresa appunto dal nostro Fabio Galas, l'editore di Telegarda, la Busa che fra l'altro qualche numero fa ha dedicato un'altra intervista, questa volta a firma di Nello Morandi, alla nostra amica Milena. Bene, fatto questo inciso, mi interessava ricordare Mario Zella. Eh, Milena, raccontaci un po' appunto, tu hai partecipato, noi, io ho visto in fretta alcune tue foto che ti vedono partecipe a concorsi e quindi ai nostri telespettatori puoi raccontare alcune di queste tue esperienze. Sì, Non mi, faccio, non mi piace tanto darmi delle aria o dirmi ho fatto chi, ho fatto lì, io lo dico così perché sì, è giusto che lo dica. Per esempio io sono stata con i giudici cariensi parecchi, parecchi anni. Col gruppo Giudicariense. Giudicario, assolutamente. Giudicario, perché devi sapere che la Mirena. Ecco, guarda i nostri telespettatori, se non si offendono. È una birichina. Io mi innamoro subito dei dialetti e io, se tu credi, so anche quello di Tione, lo parlo tutto come fosse un dialetto trentino. Conosco subito tutte le lingue del Trentino gli idiomi locali. I idiomi locali, riesco a leggerli? Ecco, la facciamo così Milena, per entrare nell'idioma parliamo anche a noi dialette, perché ah, sarà prima adesso italiane, anche perché po' male se ne parliamo anche nella puntata. Anche precedente. perché noi, essendo che, che portiamo sempre il, il, coso, il dialetto, lo portiamo sempre in alto, dobbiamo parlare in dialetto, esatto, se no facciamo, perché se no facciamo una brutta figura, parlare esatto. sempre italiano, sì. Ecco, allora, ti hai, hai partecipato a questi concorsi? Ecco, Ti hanno lasciato, ti ha lasciato qualcosa dei bomb? No. E ti, bei, bei, ti, ricordi. Ti, ti dirò, bei ricordi. bei ricordi che intanto vi volevano tutti bene, perché a me mi volevano tutti voleva bene. te tutti, ben. tutti bene. E poi... E ho fatto molta amicizia con, 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 con Elisa Polla che, ele, che allora era lei la, 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 quella che organizzava era che organizzava il, il concorso e poi andavo su quella corriera io appunto dopo mi sono ritirata non perché ero stanca mi sono ritirata sono perché ritirata, parli ancora in italiano perché ah sì, me, la presenza ma scusa, scusa, della telecamera scusami scusami scusa, ecco. mi sono ritirata da Andrea perché, perché non avevo più voglia di andare in Suezio, insomma tutto è una fine no? non, non si può sempre proseguire sempre 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 però sono stata parecchio tempo e ho, ho detto io tutti i miei italiani a ho, ho, tutto, ho tutto scritto quello che ho fatto non, non, non mi manca niente ah, e, dopo, e dopo ho avuto, ho avuto un bel premio con Sul Soler sono stata premiata con co, co 100 studi nonesi ricordo che era il 24... Di, di, di novembre, che era l'anniversario della mia mamma, e si è preso, è preso proprio la, la poesia sul Soler. Ecco, sul Soler, sul Solaio. Sul Solaio ecco, sul lo solaio. facciamo così, non sul questa solaire, puntata, perché solaire. questa puntata ormai è stata impostata Tutta in un modo diverso. Però, in una prossima puntata, appunto avrai modo magari di dedicarci questa poesia sul Soler. Il Solare. ricordo della mamma sì, 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 con lì, m. m quella è stata una delle prime delle più belle che ho fatto in principio, no? perché hanno fatto tantissime poesie anch'io sono nata piccolina Quindi anche notata. a Cero i dis solaire per dire solaire solaire Soler. solaire Soler, 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 Soler. Soler, 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 e Soler, aperta non sì, solaire sì. ecco solaire perché ho ho fatto notare che dopo, appunto a volte gli accenti dopo eh, sai che c'era stato un incidente ammetti che parlo dialetto c'era stato un incidente un incidente di quello lì delle, delle macellerie che era, era cascato quella, 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 quel coso dal camion anteriore quella volta era caduto giù. ecco, ecco Allora la, Sella, la Sella, fosse... Mario Sella, Mario A Sella, Mario Sella e, e, sono subito interessato a queste poesie. E mi aveva una, un'amica una che conosceva Mario Sella, e tramite quella sua amica c'è che, che fa vedere il mio libricino della mamma. E allora mi ha mandato a chiamare questa Sella. E è stata la così l'amicizia. Mm. E mi ha fatto una bella, una bella intervista. Avete visto sulla Bibbia, era la prima Busa, mi sembra, no? Era la prima busa no? che usciva? No, su, la seconda forse, dai. Il insomma. secondo numero si. Sì, sono stata molto contenta. Sì, sì, ecco, Mi numero. ricordo volentieri, Maria Sella, perché che correggevo le bozze. Sì. Non le bozze eh, sì, di Vime, le bozze di stampa. Sì, le bozze di stampa. Ecco, sì. però non le correggevo me, le devo ai miei studenti, dei medie, le scuole medie, sì, e le sì, correggevo i sì. valori. Sì, sì. sì. E allora sì. se fai un esercizio di grammatica. È eh che piaceva eh, il putelotti, sì, no? Sicuro, perché, sicuro. perché fai la grammatica. È bellissimo, è bellissimo. In il solito modo dopo, è io sono andata anch'io a scuola dopo a fare la scuola di, di Aletale, sai? Il dottor Rosaro, so che c'era anche, come si chiama quello di Arco? Che to, 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 to il Marino Feltrinelli volta. No, quello, quello... Gilberto Galvani il Gilberto Galvani ah, c'era anche noi con noi, ecco. però è stato il dottor Rosaro a iniziare a andare nelle scuole qui ecco, ecco Gino Galvani che, che aveva ha venza da ospite sì, è per tre Gambani. puntate penso e penso che venirà la un, quarta è un, è un, puntata è un personaggio molto simpatico con quella barba poi è un, è un amico anche che che no, voglio... po ricevevo è, è una, è una persona molto, una brava persona è bravo anche lui a... sì Aspetti, lo, conosco solo... come, lo conosco anche come amico, perché siamo certo. amici, sono amica anche della Piera, di tutte quelle... Quindi quelle... ti conosci in pu... Sardegna Sì, li conosco tutti, li conosco, oh, sì. ti sei, sei amica, amica di... di tutti. E di nessuno. Come avevo avuto modo di dirne la presentazione l'altra sì, volta, sì, che te sì, sei appunto, che ti entri in sintonia subito con le persone. Io sono subito in sintonia, anche se vado sul treno, non sono mai sola, perché io mi affianco a tutti. Ci, ci dico tutti che poi sono, non, non ho detto che hai detto che sono innamorata di così di quella, ma non ti ho detto che io sono innamoratissima dei bambini tesoro. Dei bambini, ecco, è una per, nuova ecco, aggiungiamo aggiungi, aggiungi, tassel, un altro Tassel: eh? un posto a tavola che c'è un amico di più. Esatto, allora mettiamo in alto tasselle, appunto. Sì, perché i bambini io, mm. io sono partito con le canzoni per bambini. Ma delle canzoni, magari, se te vieni un'altra sì, volta, ne parliamo un'altra Ma le, le poesie, i miei nipoti ce ne ho fatta una ogni anno di, di, di compleanno, sai. Ho ma, ma belle, ti dico belle, ecco, belle. devo dire, cari amici, adesso parlo italiano, parlo italiano, devo dire, cari amici di Telegarda, che la Milena, dopo tre ore che ci conoscevamo, mi ha dedicato subito una canzone, o no? Ah, sì, sì. Ecco, ma non la diciamo, quella, la lasciamo non la diciamo, no. alla fine, la lasciamo, come non sorpresa la finale. Però quella lì non sarebbe stata una canzone mia, se no? È stata una canzone che, eh, hanno, allora. portato, che hanno portato al cantabimbo, Ah. un bambino che cantava le mie canzoni eh, ma allora mi offendono, non è no, più una originale no, no, no ma non sto a offenderti no. io però ti... le parole le originali le parole tue sono... no no sono sì. mie le parole no. perché io sono sincera però quel, quel, quel ragazzo lì mi ha cantato tutte le mie canzoncine piccole non l'Alessandro lì ho capito e allora adesso non mi ricordo più l'autore di Trento lì che, fa, che ha fatto la canzone per questo Alessandro e so che insomma chiamandoti Alessandro mi è venuto in mente di cantare questa canzone bene Ecco. Con la Milena allora, finito la, la nostra stessa. cacerada anche oggi, sì. adesso naturalmente intervengo sulla poesia che avete sentito letta all'inizio della puntata. E ho già preparato qui alcune cose scritte. Ecco, questo no-pos, ecco, in realtà è no-pos, cioè no-podo, e vi ho già detto in una precedente puntata che Milena non accenta la, il no non ci mette l'accento fonico chiuso. Comunque lo leggiamo no pos e raddoppia la S proprio per rendere questa S un bel suono sì, pos, 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 benissimo. Ecco, i a da vert, cioè hanno aperto, aperto, i sta per essi, soggetto, hanno aperto da vert. Ecco, i a, vedete, qui la, la a con l'accento Vedete, tonico per indicare che è appunto la voce del verbo avere. Tanti. Eh, Scusami se, sì? se ti disturbo. Di solito, perché anch'io ho imparato anch'io a scrivere, certo. non sono mica un'altra che, che, che sapevo scrivere il dialetto, certo. però ho avuto un buon amico, il dottor Rossaro, che era certo, bravissimo di certo, dialetto, certo. poi un'altra un mia amica di Riva, che ti tengo a dire, la mia maestra, Itala Barbali, che adesso ha 90 passani. Mi ha aiutato a fare la stesura del mio libro, che era il primo libro che, che non sapevo neanche dove mettere le cose sul dialettale. Su dialettale. E perciò, anche se adesso è vecchio che mi ascolta sempre, mm -hmm. viene sempre le mie quando faccio qualcosa, mm -hmm. ci tengo a dirlo perché sono state tutte mille poesie, però io non sapevo fare far a e Quindi no? sei stata aiutata. Aiutata, ecco, sì, certo. nella stesura perché no, io certo, non, non avevo. Certo, certo. Dopo, però, dopo te diventi più bravo del maestro, dopo, no? Se, te stai attento, Brava. Eh? se diventa più bravo del maestro, maestro. te ecco, l'hai dita giusta. Ecco, proprio. così è la storia. Però anche l'A con l'H si può fare anche con l'H l'A esatto la, stavo sai? per dire che alcuni sì. scrittori usano l'A con no, l'H ma qualche volta mia madre ma, così. No, ma non cambia niente però specialmente se è piccola l'H ecco però Milena piccolo. ho detto in una precedente puntata l'importante è che quando si scrive in dialetto si deve decidere se scrivere così o se scrivere con l'H no una volta così e una volta con l'H però dopo anche quelli che scrivono che riscrivono le cose dopo che te le ricoprono sul computer a volte possono essere anche degli, un, degli un, sbaglio, un errore un di chi, perché, hai ragione perché chi, scriva, chi, chi scrive trascrive. in dialetto e poi passa al dialetto è facile che si dimentichi sì, sì, poi è lo stesso computer a volte che, sì, che ti corregge allora sì. qualche volta troverai per forza anche sui numeri ecco su ma, tutti ma guarda, i libri, è la stessa forse. cosa che ho sì, sì voce del verbo vedete sì, avere ecco, io ecco, ho sì. ho con l'accento con l'accento sì ecco. altri possono scrivere altri scrivono chiaramente come fosse italiano italiano ho. sì Però io però preferisco questo qui certo ma sì sicuramente poi mi interessa ancora queste due parole, questa ve l'ho già accennata precedentemente: il core, cuore, con l'accento fonico chiuso, mentre ad arco vi dicevo l'accento fonico è aperto, core, e il poc, che sta per poco, anche qui accento fonico chiuso, e attenzione la C seguita dall'H, proprio per facilitare la pronuncia dura. Poc, non poch, eh? poc. Poc. Quindi poc, core, Ma accento fonico chiuso. Perché l'accento fonico me l'hai messo chiuso sulla poesia. L'accento fonico eh, è chiuso. Eh, però non si dice POC. Ecco, allora vedete eh, in cioè, diretta. No, no, io in diretta ti dico lì che hai sbagliato. Ecco, in diretta allora qui eh, sì. dobbiamo correggere eh, anche sì. sulla poesia che voi sì, avete sì, visto sì, 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 scorrere sì, sì. sul teleschermo mentre la legge. anche perché ho scritto troppo, troppi libri, ecco. troppe cose. Non tipo, ti preoccupare. Quindi però sono d'accordo che. POC in somma. questo caso. Va, va con va, tanto va, va, di accento e allora anche quelli che scrivono a volte fanno fan difficile loro hanno difficoltà a fare qui qui, qui. No, ma mi, 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 mi sta bene aver corretto proprio in diretta qui in con i telespettatori te, te questo errore bravo errore sì l'ho no, io non sono. è POC difatti anch'io ho avuto di dubbio ma evidentemente i Rivani usano POC invece, poc, poc, invece poc, che POC, poc, poc eh, tempo, ho avuto poc, poc, POC tempo come ad arco si dice invece Core Poc, dice, voi dicete poc poc poc, 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 anche a voi, poc, ne, perché quindi, POC è proprio brutto. Ro, ecco. roba, chi è che dice POC? Aspetta, POC saranno quelli lì di, di Trento? Un poc, neanche? Un poc? Un poc. Non lo so. Per qualche montagna su di qua, POC. Forse su, per, dalle bande dei Bondon, dei Garniga, da Val quelle bande re, lì. Non so Bene. È orribile. Comunque. Allora, mi pare che anche oggi... Abbiamo concluso, è stata una puntata interessante, con una correzione addirittura indiretta di una parola, eh, quindi sì, perché... abbiamo lavorato proprio in sì, sintonia sì, da sì, questo sì, punto sì. di vista. Non c'è neanche oggi il vocabolarietto per questioni di tempo. Naturalmente vi ringrazio, vi aspetto sempre numerosi interessati alla prossima puntata, di non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie Milena. E sono sicuro te, che bacino te, ancora, anzi fai bacini vaccini. Grazie a te. Uno, due e tre. Ecco. E intanto ne approfitta, no? Lasciamo la partita per ridere, lasciamo. no? Lasciamo una, no. Vabbè certo, per far ridere. la matrita. Deve, deve essere diretta Ma, la cosa, perfetto, qui dai. Perfetto. Eh. Ecco. Naturalmente adesso spero che il regista ci mandi in sottofondo una tua musica. Eh, sì. E...